quello è il treno. Allora, visto che sono una persona molto intelligente, visto che adesso dobbiamo andare dietro. Esatto, e lei è Serena, dice, ciao, ciao. E stiamo andando a mangiare il sushi. Stava cadendo il telefono, la felice della vita. Sì, anche perché mi chiamo, altrimenti filmiamo il pavimento, lo so perché. Questa guida soft. No, è la discesa. No. Ciao Giugi, mi raccomando, fai la brava. Ma salutate Giugi, la mia macchinina. Esatto. E quindi non ci vedevamo da forse da un po'. Cioè, da questo inverno, perché l'ultima foto che ho. Non fate quella, faccio io che non mi fermo agli stop. Non lo fa. No. Avevo quella foto bella di me con gli occhiali che sono messi. Esatto. Ciao Tizio. Perché saluta? Boh. Saluta perché mi piace. Questa luce divina mi sta disturbando. Sei illuminata? Sì. Contrattore tangenziale! No, tu scherzi, non ho mai guidato scalzo, quindi si spina l'altra sono andata. Andiamo a comandare. Sto guidando scalzo. Devi far guidare me. Andiamo a comandare. Spaccio acqua minerale. Andiamo a comandare. Tu. Puoi essere tu perché no, sei qui prima. No, poi sei qui. Esatto, a meno che tu non abbia qualche potere spento, no, ti devono arrivare i messaggi. E... sì, telepaticamente. Sì, esatto. E a me io ho mal di pancia, mi sta cioè ne arriva anche la pipì. E visto che è presto, credo che. Cazzo, ma... è una povera signora. Ma devi girare a destra, perché si allargava? Perché? Quindi noi abbiamo tanta fame, quindi sì, prevedo che mangeremo tanto molto, come sempre, che diciamo non mangiamo più. Non mangiamo niente! E poi arriva la roba! Questa volta mangiamo poco e poi... A parte che noi ci vediamo una volta ogni tanto di pausa. E tutte quelle volte che ci vediamo, diciamo sempre... Cosa costa qua la benzina? Aspetta. Mangeremo poco, sì! Non lo so, per venire qua mi ho fatto fare una strada del cavolo, mi sembrava di essere... Sì, ma aspetta, smetti di toccarmi il naso perché c'è una persona in particolare a cui dà fastidio. Gli dà fastidio. Non hai caricato la foto di Scilla? Non ho caricato, la caricherò stasera, la foto con tutte le perle di stasera. Sì, ma poi stasera mica dopo mangiato vado subito via. No, mia mamma cosa ha detto, fa non farlo andare a casa tardi, che viene in macchina. Io quella che sono quella che va alle fiere e torna a casa a un orario decente. Ma quanto cazzo costa qua la benzina? Madonna. Sai dov'è che costa poco? Dov'è che non te ne frega un cazzo? Però per andare in autostrada. Sono stata per andare in autostrada. Allora la prendo dopo perché devo farla. Sì. Se la strada per andare in autostrada c'è un benzinaio a destra. E che strada devo fare? Allora vai praticamente. Da lì, vai verso. Ma che te la spiego perché non mi fanno. Vai fuori da casa mia. Fuori da casa mia, vai a sinistra, intanto diciamo anche a loro così sanno dove andare a fare il benzinatore. Ehi là! L'acqua
sto incontrando i cinesi. Eh? Non lo so, sono strani, non ho idea. Boh. Allora, questo video che sta durando credo da un paio di giorni è perché sto cercando di realizzare quello che è praticamente un vlog, quindi quello che posso fare normalmente o cose simili. Ho sempre questo ciuffo, no? Non voglio stare mai nessuno. E praticamente in questo paio di giorni ho avuto qua i miei nipoti, dovevo essere in fiera, poi sono successi tutti dei casini, quindi non è stato un weekend un po' stressante sul punto di vista, però speriamo che tutto si risolva per il meglio, cose simili, ciao per il suo nome che ho scritto, non riesco a vedere, e quindi quindi in questo momento sono in salotto che dovrei mettere via la grandina perché sto a dormire con la mia nipote e poi andrei a finire di mettere a posto questo casino dove, come potete vedere, ho ancora le valigie da disfare. Sennò in questo mi sento una persona alquanto triste perché avrei da mettere a posto tante cose che ancora non ho fatto. Questa mattina ho avuto tanti anni di lavoro, poi sono dovuta andare in posta. Con il pentolino andare a fare i messaggi perché mi dimentico di mettermi il silenzioso perché non volevo filmare, ma poi ho pensato che forse era il caso perché altrimenti avrei caricato probabilmente un video dove non avrei detto assolutamente nulla e sarebbe stata una cosa molto triste. Allora, i capelli erano perfetti 5 secondi fa, ora perché fate quello che volete? Ok, devo camminare, va bene, cammino, se camminando se mi sentite più belli, va bene, è una stanza buia e niente, quindi adesso quasi ora del pranzo, quindi vorrei anche mangiare e vedremo. Oggi magari potrei cambiare. Vediamo. So che è incredibile, ma questo wiki vlog mi sta venendo, quindi tutti i giorni registro sempre un pezzettino di roba, parlo con voi, insomma, una cosa così. Adesso sto scendendo le scale perché oggi vedo Giulia, la mia amica che non vedo da dicembre. Era venuta giù, su, che giù, venuta su, dalla Sicilia e adesso è tornata su con i suoi parenti e quindi quando riusciamo di solito ci troviamo. Madonna che sole, che caldo, che cosa brutta, io odio il caldo gente, cioè a me piace l'inverno, per questa è una ragione e niente, quindi altri pezzi di video di oggi saranno sicuramente così, quindi anche solo con lei e mentre anche ci nutriamo eccetera. Quindi adesso imposto un navigatore perché mi ha dato il nome della via dove devo andarla a prendere e non so come cavolo ci si arriva. Andiamo, iniziando il video in bagno. Ok, io dovrei fare i miei bisogni. Allora, il video è iniziato. Quindi, dove cavolo sei? Allora, io ti ho esposto il mio problema di prima con le candele. Quindi penso di dover prendere qualcosa per le candele, perché io a casa ho queste qua. E dove le sciolgo? Perché ci sono questi da 1 euro, però fanno molto caso della nonna. Sì. Vero? Sono un po' tristi. Sono più belli i bicchierini. Sì, però per un attimo. Cerchiamo l'ispirazione. Oh, guarda! Questi qua sono quelli trasparenti, questi sono più belli. Questi qua. Nicconi. La bimba felice con il cestino. La bimba molto felice con il cestino. Io non ho comprato candele. Dopo dobbiamo tornare indietro. Ma che di solito sono qua. Ma poi le hanno messe tutte là. Che depressione, che tristezza, che amarezza.
qua ci sono i contenitori. Sì, sono bellissimi, sono anche costosissimi. Che bello, guarda anche questo. Sì. Allora, cosa facciamo? Assaggi di popcorn prima apri la gioia della tua vita. Io apro questo. Allora assaggiamo quello. Sono curiosa. Qualche mese saremo ancora qui. Ma chissà quanti metri. Ok. Mettiti così anche tu. No, what? Se domani non ho la glicemia a 6000. E niente, quindi abbiamo mangiato sushi e tutte le dita zuccherate. Ah, me l'hai mangiata, per piacere. Se puoi, eh. Era buona. Che cazzo. Tutto molto bello anche. Una giornata che si passa da molto mezzo, mi sembra bella. Ma guarda, ma buona. Allora, questo dovrebbe essere l'ultimo pezzettino di video, perché purtroppo non ho più memoria nel telefono perché mi si è bruciata la SD da 16 giga e sto andando a fare jogging, perché sì,